Speciale, nessuno è perfetto, con Armando De Vincentis. Quando si parla di violenza, la prima cosa che ci viene in mente è la violenza sulle donne, oppure violenze o abusi sui minori. Ma ci siamo mai chiesti se esiste un mondo diverso rispetto a quello che noi percepiamo, ossia quello della violenza sugli uomini? Violenza di donne fatte agli uomini, ma non soltanto violenza psicologica oppure violenza economica come avviene in casi di separazione, ma di vera e propria violenza fisica, cioè di donne, di partner, di compagne che picchiano i propri uomini. Bene, questa è una cosa che a livello di percezione sembra insolita, sembra quasi assurda, un uomo che si fa picchiare da una donna, eppure certe cose esistono, certe esperienze ci sono, soltanto che non vengono alla luce per una serie di tabù. Sotto certi aspetti, tabù di tipo culturale, non è possibile che un uomo si lascia picchiare dalla propria compagna, anche perché l'uomo è molto più forte. E tabù di tipo personale, un uomo che viene picchiato dalla propria compagna è un uomo che sicuramente ha vergogna di raccontare la sua storia, perché viene meno la sua dignità di uomo, la sua dignità di essere umano. E nella percezione collettiva rappresenta un qualcosa di assurdo, ma nella realtà queste cose esistono. E quando parliamo di un uomo che viene picchiato, parliamo di un uomo debole, ma una debolezza psicologica. Quella debolezza psicologica che non permette di reagire, non permette nemmeno di difendersi sotto l'aspetto fisico. Ed è una condizione molto frequente, molto più frequente di quello che si possa immaginare. Ed è proprio di questo che ci parla oggi una sociologa, la dottoressa Daniela Latanza. Buonasera. Allora, partiamo da alcuni dati. In Italia un'indagine Istat del 2015 vede 3.574.000 uomini che hanno subito violenza almeno una volta nell'arco della loro vita. Un'altra indagine Istat del 2018 evidenzia che 3.505 sono stati gli uomini che hanno denunciato di essere vittime di stalking. In Germania nel 2020 sono state 2.000 le richieste di aiuto da parte di uomini alle forze dell'ordine, questo soprattutto durante il periodo del lockdown. Questo è un altro dato quindi da attenzionare. E le stime inglesi parlano invece di un quarto di vittime domestiche maschili. Allora, i dati che io ho appena menzionato sono dei dati assolutamente deficitari, questo perché è molto difficile che gli uomini denuncino, un po' per gli stereotipi di virilità, un po' per quelli che sono i pregiudizi, i bias sociali che vedono comunque l'uomo come figura forte, più forte ovviamente anche fisicamente. Però la violenza è bidimensionale, nel senso che anche gli uomini sono vittime di violenza, e non solo di violenza di natura psicologica o di natura economica, come accade purtroppo spesso e volentieri nei casi di separazione e di divorzi, ma anche di violenza di natura fisica. E c'è un sommerso incredibile, non abbiamo molti dati, è una violenza non raccontata, minimizzata, di un fenomeno però in crescente aumento. Quindi tanti sono gli uomini vittime di donne prevaricatrici, ma anche di uomini prevaricatori. Per far fronte a tutto questo, anche nel nostro paese sono nati dei centri antiviolenza. Uno di questi è il CUM, centro antiviolenza per uomini maltrattanti e maltrattati. Il percorso che gli uomini maltrattanti seguono è un percorso di riabilitazione ed è un percorso di prevenzione. Per quanto riguarda invece il supporto agli uomini maltrattati, viene fornito loro un supporto di natura psicologica e legale, a titolo ovviamente completamente gratuito. Io faccio parte del CUM in qualità di sociologa, prestano il loro servizio molti professionisti, quindi psicologi, psicoterapeuti, avvocati, a sostenere e ad aiutare questi uomini in difficoltà. Quindi la violenza va comunque sempre contrastata e non ha sesso, e bisogna smetterla di contrastare la violenza additando il maschio come killer, perché il vero e proprio killer è l'analfabetismo sentimentale, affettivo, psicologico di cui la nostra società è vittima come non mai, purtroppo. Quindi è importante che gli uomini sappiano che possono essere aiutati e che sappiano che possono tranquillamente e devono chiedere aiuto lì dove si trovano in queste condizioni di disagio, di problemi, e sono vittime di violenza. Grazie. Speciale, nessuno è perfetto, con Armando De Vincentis.